Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, ci siamo. Il santuario. Ultimo livello di Sifu. Un livello che probabilmente presenta uno dei boss più rotti di sempre. Un boss che vi spiegherò man mano che andremo avanti con il gioco di cosa è capace. E spero, ovviamente, che dopo l'esperienza fatta io possa effettivamente gestirlo meglio rispetto anche alla volta precedente. L'ho affrontato una volta soltanto il boss finale, quindi diciamo ancora non l'ho imparato al 100%, o per meglio dire la prima fase bene o male sì, so effettivamente come gestirla. La seconda fase è un po' più complessa, ma spero di fare comunque un buon risultato. Sempre meglio dei 61 anni con cui ho concluso effettivamente la prima volta il gioco, quindi spero di potermela cavare meglio. Detto questo, andiamo a vedere le informazioni che abbiamo sul santuario e su Yang soprattutto. Yang, il capo, cresciuto e addestrato da mio padre e Sifu. Eravamo vicini un tempo, mi ha insegnato molto negli anni. È scomparso con sua moglie e sua figlia quando era ancora, vabbè, qui in questo caso bambino. Quando è tornato, anni dopo, ha ucciso mio padre a sangue freddo. Ora vive in una zona che si affaccia sulla città e gestisce un centro di cure tradizionali a cui sembra essersi completamente alienato dal resto del mondo. È come se questi, diciamo, boss, come se questi cattivi avessero in un qualche modo scoperto il bene, cioè hanno scoperto come fare del bene verso gli altri e si siano praticamente chiusi, no? Comunque, vedremo. Il santuario, un rifugio per malati terminali, permette loro di accedere a numerose cure tradizionali per dare sollievo alle loro sofferenze. Ha acquisito una grande reputazione nel corso degli anni grazie ai suoi cosiddetti miracoli medici. Quindi si effettuano miracoli. Abbiamo 20... Oddio, non so quanti anni ho. Forse 20... 23? Siamo arrivati a 23 anni, forse all'ultimo livello. Quindi già ho fatto un miglioramento rispetto alla mia partita precedente. Perché nella mia partita precedente sono arrivato a 25-26 anni, se non ricordo male. Quindi già un pochettino sono migliorato. Sicuramente potrei anche migliorare di più, però per il momento mi accontento. Quanti anni? Ah no, 27. Perché non ho rifatto il boss finale. Ok, va bene, ci sta. Cioè non ho rifatto il boss del quarto livello per tentare di abbassare gli anni. Diciamo che per il momento mi sto accontentando della mia età attuale. Va bene, ci sta. 27 anni non è male. This is a place for broken bodies and spirits. Everyone is welcome. As long as they step through our door with humility and peace. Per allora perché mi attacchi? Cioè, per attraversare la porta. Per attraversare la porta umilmente in pace, pipì e mi attacca. Così, a caso. Help you, sir. Where's Yang? He's in his office meditating. It's the highest building. Just keep going up. Ok, quindi è la struttura più alta. Bisogna continuare a salire. Allora, qua non credo che c'era altro. Vabbè, sì, c'è il volantino. Ma prendiamolo. Giornale. Un articolo su Yang e il santuario. Quest'oggi ricorre l'ottavo anniversario dell'inaugurazione del santuario che domina la città. Fondato da un ex esperto di arti marziali, ha accolto numerosi pazienti nel corso degli anni, fornendo una gamma completa di rimedi e cure tradizionali. Questo luogo accoglie gli afflitti, le anime perse e quelle affrante, riferisce il fondatore del santuario, un luogo di cui si sentiva il bisogno da molto prima della sua creazione. E per il momento non abbiamo altre informazioni da condividere. Qui ovviamente ci sono persone che stanno aspettando ovviamente il loro turno. Possono essere picchiate in realtà tutte queste persone, ma
sarebbe un gesto tremendamente violento picchiare queste persone che stanno facendo semplicemente. Lei sta, cioè questa è una segretaria che sta facendo il lavoro di receptionist e invece quella molto probabilmente è una paziente che sta aspettando appunto il suo turno per essere accolta. Allora, noi teoricamente dovremmo andare da questo lato, però ecco, porta del giardino interno, purtroppo è bloccato. Ho bisogno di una tessera magnetica per passare da questa porta. E vi annuncio che ovviamente questa è la shortcut che ci porta direttamente al boss finale, dato che il boss finale si trova all'interno di quella struttura. Ristorante. I'm afraid the restaurant's closed. Il ristorante è chiuso e quindi giustamente. Giustamente. Mi vengono a picchiare perché giustamente quando un ristorante è chiuso. Giustamente il ristorante è chiuso e per cui picchiamo. Facciamo attenzione perché. Volevo esattamente dire questo. Facciamo attenzione perché c'ho quella alle spalle e invece mi ha colpito lo stesso. Nonostante avessi fatto la schivata anche in questo caso. Sto sospettando il fatto che comunque delle volte le schivate, anche se tu le fai giuste, se fatte alle spalle, cioè se ti prendono alle spalle con le prese. Tu effettivamente non possa fare nulla perché hai preso alle spalle, mi sa che è fatto apposta per punirti. No, non sono io che ho dimenticato come combattere, sei tu che fai il lamer. E che quindi mi rompi le scatole. Prima statua di buff, ovviamente ci prendiamo la cura maggiorata per gli atterramenti. Cosa ho da imparare? Ah, la padronanza dell'ambiente, minchia, questo è ottimo. Questo è un altro, diciamo, questa è un'altra skill che è veramente buona. Niente, e quindi ristorante chiuso. E veniamo picchiati per il ristorante chiuso, ovviamente. Molto, molto sensata come cosa. Qui possiamo passare. Quindi dobbiamo fare il giro largo, praticamente, per accedere, ovviamente, al santuario di Yang. E ovviamente ci permetterà di sbloccare tutte le shortcut che ci daranno modo di arrivare al boss finale subito. Qui non c'è altro. Nel frattempo vi faccio vedere anche tutta l'ambientazione, tutta la location. Saliamo al piano superiore, alla healing room, anzi alle healing rooms. Ok, questo cerchiamo di atterrarlo subito, che è un altro. È fastidiosissimo. Perfetto. Ho spaccato tutto. Qui siamo di fronte alla porta 206. Vi ricordate che noi nel primo livello avevamo preso una tessera magnetica, ovvero questa, chiave 206, tessera magnetica 206, e serve appunto per accedere al santuario. Quindi questa tessera magnetica, esatto, stanza 206, la stanza di Fajar nel santuario. Esatto, vedete la chiave che si collega alla stanza e quindi adesso possiamo aprirla. Chiave con fiore. Una vecchia chiave con il simbolo di un fiore. Questa chiave apre la stanza privata che avevamo precedentemente
visto nel primo livello. Quindi rifacendo adesso il primo livello, avremo modo di aprire questa porta e vedere cosa c'è al suo interno. E qui c'è anche qualcos'altro che abbiamo preso, che è la scheda di Fajar, referto medico di Fajar. Young ha tenuto attentamente sotto controllo la salute mentale e fisica di Fajar nel corso degli anni. Quindi Fajar probabilmente ha qualche disturbo, infatti lo si nota anche quando si combatte contro Fajar, che ringhia, è molto aggressivo, no? E quindi diciamo che Young si è occupato di lui. Credo anche a titolo gratuito, essendo comunque un suo amico, quindi ci può stare ovviamente come situazione. Andiamo da questo lato perché ci sono i massaggiatori che qua dobbiamo necessariamente eliminare. No, questo si è... Porca paletta, ho detto un cazzo. Riprendiamoci il nostro manico di scopo. E qua possiamo uscire all'aperto. Questi non ci attaccheranno, questi sono allievi che stavano facendo tipo una lezione di meditazione, quindi non sono pericolosi. L'unica pericolosa è lei. Ma noi la buttiamo giù e andiamo avanti. Qui si possono lanciare... Oddio! Cosa ho fatto? Cioè, la tecnica che ho sbloccato ci permette di lanciare gli oggetti, però mi è riuscito un trick pazzesco. Non pensavo di poter fare una cosa del genere. Volevo farvi vedere appunto... come l'ambiente circostante possa aiutare il nostro gameplay, ma non pensavo si potesse fare una cosa del genere. Fighissima sta cosa, fighissima. Penso non mi sarebbe riuscito nel giro di, boh, di altri 100 tentativi. Qui non c'è nulla. Qui ovviamente non si può passare per ora, perché mi serve la porta del giardino che è chiusa. Mi servono ovviamente delle chiavi. Quindi dobbiamo entrare necessariamente di qua. Vedi, è un onore conoscerla. No, avevo schivato giusto, però mi ha fatto la schivata in alto. Vediamo se spezziamo il primo medaglione oggi, perché ogni 10 anni vi ricordo che il medaglione si spezza. Quindi... quindi potrebbe effettivamente spezzarsi il medaglione. Mi ha parriato. Ricordatevi che loro si possono counterare con l'attacco quadrato premuto quando stanno per attaccare, e quindi possiamo sfruttare la situazione. Sì, purtroppo delle volte, probabilmente anche in base alla telecamera, quando io premo la schivata verso il basso o verso l'alto per schivare i vari colpi, non lo so, non mi dà l'input corretto. Quindi delle volte anche se io schivo in alto, però magari sono girato con la telecamera in questa maniera, non lo so, a volte mi fa la schivata verso il basso e quindi mi fanno male. Però boh, vabbè, potrei anche sbagliare io effettivamente, ma
Cioè, non credo, sono abbastanza preciso ormai. Ma capita, purtroppo capita. Qui direi che riacquisiamo focus grazie alle parate, così abbiamo possibilità di sfruttare la situazione. Qui c'è ancora la porta chiusa, quindi non possiamo passare avanti. E qui, ecco qua, hai bisogno di essere purificato. Preso senza saperlo. Vedete? Cioè, quando sono messo spalle al muro, e anche se schivo, mi colpiscono lo stesso. Cioè, anche con la schivata mi colpiscono. Quindi, cioè, non so effettivamente da che cosa possa dipendere. Questi qua... Ecco, chiave del giardino officinale. Chiave del giardino officinale. Quindi adesso possiamo finalmente uscire e possiamo aprire le porte per il giardino esterno. Cioè, sti emergumeni, porca miseria, sono difficilissimi da buttare giù perché non si stunnano. Non si stunnano proprio. Adesso abbiamo le chiavi e quindi possiamo accedere alla parte esterna. Infatti, come potete vedere, adesso abbiamo la shortcut praticamente quasi per il boss finale. Quasi. Qua è utile perché se loro colpiscono con le armi i nostri avversari è comoda. È abbastanza comoda come cosa. Il pugno verso il basso è una delle soluzioni migliori contro gli emergumeni così. Cioè contro quelli grossi, no? Contro i bodyguard grossi. Questi devo fare attenzione perché mi fanno... A sgamo mi fanno... Mi fanno le... Fanno le spazzate a sgamo. Ecco, tipo adesso. Ecco, e siamo a due. Non lo so, a delle volte è come se il gioco sapesse che io sono debole alle spazzate e mi fanno le spazzate. Sempre. Cioè iniziano a spammarmi le spazzate in una maniera allucinante. Quasi in maniera allucinante. Tessera magnetica. Con questa tessera posso accedere direttamente all'ufficio di Young. Quindi abbiamo preso praticamente la tessera che sblocca la porta iniziale. Questo non ci serve perché le armi contro il boss finale sono completamente inutili.
qua c'è l'informazione per l'ufficio, però non mi ha sbloccato nulla. Vedete, qui c'è tipo una sorta di mensa, sembra, no? Tipo una sorta di statuetta per potersi baffare. Mettiamola parata con il focus, anche se il focus qua non ci serve a nulla. Qui abbiamo preso giuramenti dell'alchimista. È un'antica pergamena firmata l'alchimista. Vi è stato recentemente aggiunto un nuovo simbolo, l'alba. I talismani sono doni creati per servire. I loro poteri sono troppo magnificenti per non farne uso. Il gruppo non potrà mai sciogliersi. Colpirà ancora e recupererà i doni. Lo studio e l'utilizzo dei talismani porterà giovamento alle menti. Se vi ricordate, questo simbolo lo abbiamo già visto qua. Il simbolo dell'alba. Il gruppo dell'alba, no? E qui lo si vede nella parte superiore del foglio. Quindi c'è un collegamento diretto tra l'alba e tutto quello che appunto si è detto. Boss finale, ragazzi. Time has passed since the days I trained you. We were family. At least that's what I believed. But then, during my darkest days, your father revealed his true self. He never cared about us. He cast me out. He abandoned us. Tell me, what would you do to save the people you love from the inevitable? Wouldn't you cross every line? Break every rule? Wouldn't you challenge death itself? I miracoli terapeutici, no? You want revenge, little brother? Show me. Boss finale estremamente difficile. Estremamente difficile, perché schiva tutti gli attacchi, non si può utilizzare il focus, è praticamente l'unica possibilità di poter fare danno. L'unica possibilità di poter fare danno è counterare. Avete capito bene, sì, è counterare. Non si può fare danno in altro modo. Beh, il mio consiglio è quello di fare sempre l'artiglio, perché questo artiglio riesce a bypassare le difese. Però bisogna fare attenzione, perché lui è veramente, veramente tosto. Infatti mi sa che qua faremo la nostra prima morte. Esatto. Io ho il sospetto, non sono ancora sicuro, ma ho il forte sospetto che lui comunque abbia a volte degli attacchi che mi bypassino anche le difese. O sono io che schivo effettivamente male? Però vedete, questo attacco aiuta parecchio. Gli vorrei baitare le schivate in realtà, ma cioè le spazzate, perché quelle le so prevedere nella prima fase. Però non ci riesco. Vedete, lui delle volte riesce a counterarmi veramente in maniera eccellente. Thank you.
Ok, prima fase andata. Oh, me la sono cavata molto meglio del previsto in realtà. Non pensavo di fare la prima fase con una morte sola. L'attacco concatenato è veramente efficace. Like the night I killed your father. You're here in front of me only because of this pendant. But what if I take it from you? Will you fear death once again? You sound like a frightened one to me. Non è possibile utilizzare il focus neanche in questo modo, cioè neanche in questa seconda fase. Ecco, ora iniziano le spazzate. L'ho stunnato, approfittiamone. Ok, mi ha girato. Lo fa spesso e volentieri. Questo è una sorta di attacco caricato che ha. Tutti gli attacchi caricati possono essere counterati, quindi... Anche la spazzata potrei counterare se solo sapessi quando la fa. Ok, questa volta sono riuscito a vederla. Ah, mi ha preso lo stesso. Cacchio. Queste spazzate sono il mio incubo peggiore. Ecco, pensavo mi facesse la spazzata invece. Sì, sono entrato in psicologia inversa, cioè nel senso penso che mi faccia le spazzate e invece mi fa gli attacchi in alto e quindi mi fotte perché io schivo nella maniera sbagliata. Vedi, ora invece era giusto. Non sono neanche riuscito a rialzare. Stunnato. Approfittiamone. Ok, ha quasi l'equilibrio spezzato. No, non la riesco mai a leggere la spazzata, ragazzi. Cioè, le spazzate sono il mio difetto più grosso in questo gioco ancora. Cioè, non le riesco mai a leggere. Però ce l'abbiamo fatta. Godetevi il finale. Il primo finale.
You were supposed to guard the talisman, not steal it. It's the only way to save them, Sifu. You failed to honor your oath. You are unworthy. Now leave. He who has Kung Fu and Wu De makes the other know he can break him. His hands go out like lightning, and the other doesn't want to fight anymore. Esatto. Abbiamo sbloccato la possibilità di poter risparmiare i boss. Da questo momento in poi, la seconda volta che si comincia il gioco, si ritornerà dai 20 anni, così come sono tornato io adesso a 20 anni, con tutti i colpi che abbiamo già sbloccato e tutto quello che abbiamo già addosso, purtroppo senza punti esperienza, perché è come se venisse considerata una nuova partita. Questo da un po' mi dispiace, perché mi sarebbe piaciuto avere i punti da investire successivamente. Ma adesso abbiamo praticamente tutto. Abbiamo tutto. Fiori di Yang. Questo si trovava sull'albero di Yang, al di sopra di due tombe, due anime perdute. È stato l'inizio della fine per lui. Colui che padroneggia il Kung Fu e il Wude lascia intendere al prossimo di poterlo spezzare, e l'altro d'un tratto non vuol più combattere. È questo il Wude. Cioè, che cosa vuol dire? Che tu sei talmente forte, talmente in grado di soggiogare il tuo nemico, che lo fai arrendere di sua spontanea volontà. Quindi non sei più tu a cercare vendetta, ma è il tuo avversario che non è più all'altezza di poterti combattere. Ed è esattamente quello che il gioco ci intende per il Mercy, quindi poter risparmiare i nostri avversari. Ed è questo che faremo ovviamente nel New Game Plus, perché appunto ci sarà un New Game Plus. Registrerò ovviamente i livelli che rifaremo da capo, con ovviamente tutte le cose che adesso possiamo sbloccare, a differenza delle cose precedenti, perché ovviamente adesso possiamo sbloccare diverse porte, possiamo accedere a diversi segreti all'interno del gioco, ma soprattutto rifaremo i boss risparmiandoli, quindi utilizzando la metodologia di Mercy. Tanta roba, ragazzi. Detto questo, direi che per il momento è tutto, ovviamente. Io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo alla prossima. Bye bye!